Natale sta arrivando e non avete idea di cosa regalare? Volete sorprendere i vostri cari, che sono appassionati di carte collezionabili? Non sapete però quale dei vari prodotti presenti sul mercato scegliere per andare a colpo sicuro? Troverete in questo video la risposta alle vostre domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siamo giunti infine a dicembre. Il 2021 sta per abbandonarci, lasciando il posto al 2022 pieno di buoni propositi e nuovi progetti da realizzare. Il mese nel quale siamo entrati da poco, però, non rappresenta soltanto un punto di venuta che dalle sue ceneri farà sorgere un nuovo inizio, ma anche l'arrivo del periodo natalizio. Per l'occasione tratteremo degli articoli che potranno essere donati a quelle persone a voi care che magari sono amanti di Keyforge, Magic the Gathering, Pokémon, Flesh and Blood ed ogni altro gioco di carte di formato standard. Prima di iniziare, volevo ringraziare Stefano Spillo Germinal della Black Orange Studio, troverete tutti i link utili in descrizione, per aver realizzato l'intro logo e le sigle del canale che scoprirete settimana dopo settimana seguendo i miei video. Ed ora, partendo dal più economico, giungendo infine al più oneroso, scopriamo assieme quali saranno le migliori 4 idee regalo per Natale per chi gioca ai trading card games. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Ogni prodotto che si tratterà in questo video avrà uno scopo che andrà a soddisfare diverse esigenze. Cercate di comprendere quindi quali saranno le necessità del giocatore o la giocatrice al quale vorrete donare uno o più di questi articoli prima di procedere all'acquisto per stare certi di fare un regalo più che gradito. Partiamo con uno dei portadeck più famosi al mondo per quanto riguarda la sua compattezza e rigidità che manterrebbe al sicuro qualsiasi mazzo in esso contenuto. Sto parlando del re delle casseforti senza combinazione. Il Boulder 100 Plus è, parere personale, un validissimo prodotto, a tal punto che con il passare degli anni l'ho sempre portato con me facendolo rientrare nella rosa degli accessori da avere sempre a disposizione, tenendo in esso il Commander e il Drazi di Magic the Gathering, che mi piace giocare tra amici essendo composto da un buon numero di proxy. La Ultimate Guard con questo deck box ha veramente superato se stessa, fornendo al mercato un vero e proprio masso. Questa è la traduzione dall'inglese di Boulder, che non solo ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, ma è praticamente un sempreverde. La sua struttura è minimale e compatta, senza perdersi in troppi ghirigori. Ed è proprio questo il punto forte di tale carro armato: la semplicità. È stato approfondito il discorso del Boulder in un precedente video sul canale che potrete trovare cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, assieme alle sue varianti 80, 60 e 40 Plus. Ma non è di questa versione del prodotto che voglio parlarvi, ma bensì della nuova linea appena ideata, che prende il nome di Return on Earth, tradotto letteralmente in italiano come Ritorno sulla Terra o, più fantasiosamente, Ritorno alla Natura. Guardandoli a confronto, la domanda che sorgerebbe spontanea potrebbe essere: Arconte, ma cosa cambia dalla versione tradizionale? Scopriamolo assieme. Il Boulder 100 Plus Deck Case è, per prima cosa, composto per il 97% da fonti rinnovabili. Questo lo rende uno dei pionieri assoluti per quanto riguarda la fusione tra l'ecosostenibilità e il mondo dei giochi di carte collezionabili. Al suo interno troverete il solito talloncino, questa volta fatto in carta erba, prodotto dalla Ultimate Guard, che vi ringrazierà per l'acquisto.
formata dallo stesso materiale, anche la confezione del deck box sarà in carta erba certificata FSC, l'ente che cura il settore forestale e i prodotti, legnosi o non, derivanti dalle foreste. Ciò permetterà di riciclare ogni singolo elemento che esulerà dal vero e proprio articolo realmente utilizzato. La custodia portamazzo potrà contenere fino a 100 carte con doppia bustina o 120 carte con bustina singola. Al suo interno, quindi, potranno essere ospitati fino a 3 unici di Keyforge, un solo deck Commander o un Grimorio con Side per quanto riguarda Magic, un singolo mazzo di Pokémon, 2 Blitz deck o un solo Constructed per chi gioca a Flesh and Blood. A livello di sicurezza, rispetterà come sempre le aspettative, grazie alla sua chiusura ermetica dentellata che manterrà ben salda ed unita l'intera struttura, che non si aprirà a causa di colpi accidentali o strattoni improvvisi che potrebbero inevitabilmente rovesciare a terra tutto il contenuto. Tuttavia, sarà facile accedervi attraverso la sua apertura semplificata che permetterà di poter usufruire del deck anche con una singola mano. La differenza che caratterizza il Return dal tradizionale Boulder sarà la costruzione del materiale esterno, che con il tempo, per quanto riguarda il classico, tenderà a spellarsi soprattutto sugli angoli, cosa che invece non accadrà per l'Eco Box. L'unico neo di quest'ultimo, che gioca a favore del classico Boulder, che mantiene una forma regolare, pressoché perfetta, sarà la struttura leggermente bombata verso l'interno, cosa che però fino ad ora non ha creato particolari fastidi. Presente sul mercato in 4 colori diversi, oltre al naturale, saranno disponibili anche le varianti arancione, rosso e verde. Conclusioni. Il Boulder 100 Plus Deck Case è venduto ad un prezzo indicativo di 10 euro. In esso potranno essere inseriti un massimo di 120 carte a busta singola o 100 carte a busta doppia. La sua apertura semplificata renderà facile accedere al contenuto. Attraverso la chiusura ermetica dentellata, invece, se lo stesso prodotto verrà sottoposto a strattoni o cadute improvvise, i deck al suo interno non correranno alcun rischio di fuoriuscite accidentali. È composto per il 97% da fonti rinnovabili. La sua custodia è costruita in carta erba, stesso materiale che forma il talloncino di ringraziamento, che all'occorrenza potranno essere riciclati azzerando l'impatto ambientale. Acquistando questo prodotto si sosterrà direttamente il rimboschimento globale. Se vorrete saperne di più, vi invito a visitare il link che vi ho lasciato in descrizione, così da conoscere l'approccio a supporto del pianeta da parte della Ultimate Guard. Ultimo, ma non per importanza, anche il deck box stesso potrà essere riciclato. Attenzione però alle intemperie. A lungo andare potrebbero indebolirne la struttura, ma servirebbero comunque anni, se non decenni, per vedere dei danni seri, e non credo che utilizzerete tale articolo come ombrello. Quindi prendete quest'ultima informazione come un semplice avviso. Per quanto riguarda invece la bombatura leggera verso l'interno del deck box, non darà problemi di nessun genere, né tantomeno impedirà ad un mazzo di entrarvici agilmente. Vedremo se con il passare del tempo questa deformazione non rappresenterà qualche problema, ma conoscendo i prodotti della Guard, non credo ne sentiremo mai parlare. Concludendo, alla luce di tutto ciò, converrà acquistare questo prodotto? La risposta è sì, se vorrete fare una spesa in vista dell'ecosostenibilità, supportando una giusta causa, ma mantenendo ogni singola caratteristica di questo magnifico articolo,
allora il Boulder 100 Plus Deck Case sarà il prodotto ideale che farà per voi. Dalla Ultimate Guard ad un'altra delle case di produzione e accessori più note sul mercato. Se vorrete optare sempre per un prodotto compatto, la Ultra Pro è tornata a mettere mano ad un suo grande successo del passato che ancora oggi si vede su numerosi tavoli da gioco, restringendolo. Sto parlando del Satin Cube, la versione mini del famosissimo Satin Tower. Fratello più piccolo del Satin, che è stato trattato in un precedente video, cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento potrete recuperarlo, sembrerebbe più minuto se paragonato fianco a fianco con il prodotto di punta della casa americana. Ma estraendo il compartimento porta token del Tower, si scoprirà ben presto l'arcano mistero. Ovvero che, in realtà, le dimensioni saranno le stesse, cambierà solamente la struttura. Quindi, sia nel caso del primo che del secondo prodotto, il compartimento che conterrà il deck sarà della stessa identica misura. Al suo interno potranno entrarci comodamente più di 100 carte con doppia bustina. Ed essendo praticamente identico in quasi tutto e per tutto al Boulder, potrete fare riferimento al prodotto della Ultimate per comprendere appieno l'utilità, a seconda del gioco di carte, al quale apparterrete. Sarà disponibile sul mercato anche nella tonalità bianco artico, nero jet, blu pacifico e rosso mela. È anche abbastanza compatto come articolo. Si sente che la Ultra Pro ci ha messo impegno nella sua realizzazione. Non è un prodotto come gli altri, ma come il Boulder è stato ideato per la battaglia. Quante volte per la fretta l'ho lanciato letteralmente in macchina, facendolo sbattere a destra e sinistra mentre guidavo, o addirittura fatto cadere dal tavolo in un momento di distrazione. Parecchie, devo dirvi la verità. A volte l'ho preferito anche rispetto al suo fratello maggiore e diversi frequentatori di Grande Inverno e dei Lost Dungeon, le due fumetterie qui all'Aquila, vedendolo hanno mosso questa critica. Se avessi avuto anche lo scompartimento per i segnalini sarebbe stato perfetto. A questa obiezione la mia risposta è sempre stata: se avessi avuto anche lo scompartimento per i segnalini sarebbe stato un Tower. Lo reputo seriamente una specie di portamazzo fortezza. Se lo avessero chiamato Fortress, non avrebbero di certo sbagliato. Come già ho detto infatti, una volta chiuso, il clack che sentirete fra poco vi farà capire che dovrete lottare per riavere indietro il vostro deck, dovrete utilizzare una discreta dose di forza per riuscire ad aprirlo. Ed una volta chiuso, sentito il clack, sembrerà sigillato e potrete davvero scuoterlo con violenza per tentare di separare la parte superiore da quella inferiore, senza avere successo. Un piccolo Fort Knox a portata di mano. Conclusioni. Il Satin Cube è venduto ad un prezzo indicativo di 10 euro. In esso potranno essere contenute più di 100 carte con doppia bustina di formato standard. La sua struttura compatta ne farà un prodotto stabile e resistente agli urti. La sua chiusura a clip permetterà un'ermeticità che terrà al sicuro il suo contenuto, riducendo a zero il rischio di fuoriuscite accidentali. Chiusura che renderà leggermente ingegnosa l'apertura per ottenere l'accesso al mazzo. Infatti dovrete utilizzare una buona dose di potenza per riuscire a separare il coperchio dalla base del prodotto. Questo però non ne farà un difetto, tutt'altro, dato che in questo modo
potrete testare con mano la qualità costruttiva del Cube. L'assenza del compartimento per i segnalini potrebbe rappresentare un contro, ma come dico sempre, se lo avesse avuto, sarebbe stato un Satin Tower. Sarà disponibile in mercato anche nei colori bianco artico, nero jet, blu pacifico e rosso mela. Quindi, dopo aver testato l'efficienza del Satin Cube, ne consiglio l'acquisto? La risposta è un grande sì! Se siete appassionati della Ultra Pro e vorrete acquistare una validissima soluzione alternativa al Boulder, senza rinunciare alla qualità, stringendo tra le mani un prodotto equivalente e a tratti migliore del masso, il Cubo sarà la soluzione che dovrete assolutamente prendere in considerazione. Semplicemente una fortezza per i vostri mazzi. Ora, partiamo verso nuovi orizzonti spostandoci dalla Ultra Pro ad una delle case ludiche che è entrata a gamba tesa sul mercato, offrendo ad ogni consumatore i suoi prodotti eccellenti e ben pensati. Il Watchtower 100 Plus della Gamegenic rappresenta per me un vero e proprio passo in avanti nella scala evolutiva per quanto riguarda il regno dei deck box di questa categoria. In quest'ultima ci sono nomi importanti, partendo dal Nest Plus della Dragon Shield, passando per l'Alcove Tower e l'M2.1 deck box della Ultra Pro, arrivando infine al più celebre Flip and Tray della Ultimate Guard con le sue varianti 80 e 100 Plus. Ebbene, dimenticatevi tutto quello che avete visto e tutto quello a cui siete stati abituati fino ad ora, perché la torre qui presente rivoluzionerà ogni certezza. Unico nel suo genere, il prodotto ideato dalla Gamegenic si presenterà minimale, con due zone ben distinte che indicheranno la presenza di un portadeck e di un'area interamente dedicata ai vari token. Aprendo l'articolo, noterete fin da subito la sua differenza rispetto agli altri competitor, dato che il Watchtower non avrà le tipiche linguette attaccate alla struttura, ma ogni copertura, sia superiore che inferiore, sarà totalmente indipendente, staccandosi completamente dal prodotto e riportando al centro esatto il marchio dell'azienda in basso rilievo argentato. Al suo interno saranno presenti, come già anticipato, un compartimento per il deck, che potrà contenere più di 100 carte con bustina doppia. Anche qui prendete in considerazione i valori riportati per il Boulder ed il Cube e rapportateli al vostro gioco di carte preferito. E uno spazio più piccolo nella parte superiore che accoglierà comodamente dadi e token di qualsiasi tipo e genere. La forza di questo articolo, però, verrà dimostrata attraverso tre fattori ben distinti. Il primo è rappresentato dalle linguette indipendenti. Infatti, esse potranno essere staccate dalla struttura principale, mostrandone il contenuto, e successivamente essere agganciate sulla parte posteriore del deck box, andando ad occupare lo stesso identico spazio di superficie. Cosa che, con altri prodotti della stessa categoria, non accadrà. Il secondo fattore è l'accessibilità. Con questo articolo potrete estrarre qualsiasi parte movente senza sforzo, grazie alle due aperture a semiluna sui fianchi presenti sia sulla parte inferiore che superiore. Questo vi permetterà anche di cambiare la disposizione delle varie zone, che potranno passare dal classico token sopra e deck sotto al personalizzato segnalini sotto e mazzo sopra. Piccola nota a riguardo. Se vorrete optare per quest'ultima soluzione,
sfruttate appieno la conformazione del contenitore delle carte. Infatti, potrete ottenere il massimo rendimento utilizzando la sua parte più alta per facilitarvi nell'estrazione di quest'ultimo. Cosa che risulterà più difficile, ma non impossibile, se lo inserirete nella maniera tradizionale, non avendo appigli utili sui quali fare pressione. Il terzo punto vedrà la potenza delle calamite presenti nella struttura del tower. Esse infatti garantiranno una presa ben salda sulle linguette che non si staccheranno neanche per sbaglio dal deck box, mantenendo al sicuro ogni singolo elemento in esso contenuto. Anche qui le parole contano poco, sono stati i fatti a farmi innamorare di questo guardiano che dall'alto della sua torre osserva fiero i suoi concorrenti arrancare affaticati per tenere il passo. Una volta che lo stringerete tra le mani, saggerete la qualità dei materiali che sono rispettivamente Nexofiber all'esterno, il materiale brevettato che riveste quasi la totalità dei prodotti di fascia alta della casa tedesca, con rivestimento interno in microfibra. Utilizzo questo accessorio da diverso tempo e nonostante lo abbia sfruttato all'inverosimile, impiegandolo per diversi TCG, partendo da Keyforge, risultando perfetto per portare con sé tre mazzi ed andando a sostituire degnamente il Volt, passando per Pokémon, dato che mi trovavo comodo con il numero esiguo di token che servivano per giocare, arrivando infine a Magic, usufruendo di esso per diversi mazzi che ho montato e smontato durante il tempo, è rimasto pressoché uguale a quando l'ho acquistato quasi un anno fa. Sarà disponibile in mercato anche nelle colorazioni giallo, arancione, rosa, viola, blu, verde, bianco e nero. La sua conformazione, inoltre, si sposerà benissimo sia se siete destri che mancini. Sembrerebbe una sciocchezza, ma a volte sono queste piccolezze che fanno davvero la differenza. Insomma, come dice anche il motto della stessa GameGenic, Ingenious Supply. Conclusioni. Il Watchtower è venduto ad un prezzo indicativo di 30 euro. Potrà contenere più di 100 carte a doppia bustina ed avrà un compartimento dedicato esclusivamente ai segnalini e ai dadi di cui avrete bisogno. Le sue alette saranno totalmente rimovibili, permettendo in seguito di agganciarle sul retro del prodotto non occupando spazio ulteriore nella fase di apertura. Sarà costruito in materiali di qualità brevettato dalla GameGenic stessa, Nexofiber all'esterno, microfibra all'interno. Potrete scegliere di scambiare la posizione dei due compartimenti invertendoli senza riscontrare alcun cambiamento estetico. Le quattro fessure a semiluna sui lati del prodotto consentiranno un'estrazione semplice di ogni singolo compartimento. I magneti integrati alla struttura manterranno le linguette ben salde per garantire una chiusura forte e stabile, mantenendo il contenuto del tower al sicuro da aperture improvvise o cadute accidentali. Sarà un prodotto comodo sia per i mancini che per i destrimani, e sarà disponibile sul mercato in 9 tonalità di colore diverse. Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio l'acquisto di questo prodotto? Anche qui rispondo con un convinto sì. Non ho mai provato un accessorio migliore di questo, e da quando l'ho iniziato ad utilizzare, per me la concorrenza ha perso ogni attrattiva. Ottimo lavoro, GameGenic! Per me il Watchtower rappresenta, al momento, il top di gamma assoluto. Rimaniamo in Germania. Sì, perché dalla stessa casa, non contenti, hanno partorito un nuovo accessorio che quando l'ho visto per la prima volta ho pensato «è uno scherzo, sarà uno di quei pesci d'aprile fuori stagione». Ed invece, quando è stato immesso sul mercato, mi son dovuto ricredere. E meno male, aggiungerei.
Sto parlando del Card Liar 400 Plus, sempre di casa Gengenic. Di recente hanno messo in commercio la versione più grande, il 600 Plus, che tratteremo in un prossimo video. Ma torniamo al gioiello che stringo in questo momento tra le mani. Cosa vi attenderà una volta che lo avrete acquistato? Il Liar 400 Plus, più che un deck box, è da intendere come un garage. Infatti ogni articolo che può contenere più di un numero approssimativo di 300 o più carte entra di diritto in questa categoria. Rimuovendo la copertura superiore, che riporterà il logo della Gengenic di colore argentato al centro, come per il Watchtower, essa potrà essere agganciata alla parte inferiore del prodotto, risparmiando dello spazio prezioso sul tavolo da gioco. Una volta aperto, vi ritroverete davanti diverse sezioni, 4 per la precisione. Le due fessure più strette saranno utili, la prima per portare sempre con voi un blocco notes per tenere conto dei punti vita o un life pad elettronico della Ultimate Guard, e la seconda per avere sempre a disposizione le carte oversize del Commander, del Plane Chase, dell'Archenemy o le carte del gioco di ruolo di Keyforge, e ancora per altri elementi, ad esempio dei top loader che conterranno le carte più preziose dei vostri TCG preferiti. La zona dedicata ai mazzi potrà ospitare un numero massimo di 400 carte con doppia bustina o 540 carte con bustina singola. Lo scompartimento dedicato ai token, che vedrà il solito logo al centro della casa produttrice di colore argentato, svolgerà un quadruplo ruolo. Quello per il quale è stato pensato, inserendo al suo interno tutti i segnalini di cui avrete bisogno, come lanciadadi, custodendo un mazzo di 40 carte circa, ottenendo bene in vista tutti gli elementi custoditi nei vostri top loader. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il 400 Plus ha dei lati nascosti, letteralmente parlando. Premendo sulla linguetta laterale attraverso la tipica fessura a semiluna, la parete esterna del prodotto si sposterà verso il basso, mostrando ulteriori due cassetti rimovibili che potranno essere estratti senza sforzo grazie all'innovativo meccanismo delle alette magnetiche. In più ci sarà un facile accesso dentellato per poter afferrare con sicurezza ogni carta del vostro mazzo. In ogni compartimento potranno essere contenute un massimo di 40 carte con bustina doppia o 50 carte con bustina singola, o addirittura essere impiegati per fungere da porta tokens aggiuntivo in caso di mancanza di spazio. Per quanto riguarderà la sicurezza, i magneti a bottone offriranno come sempre una chiusura eccezionale che manterrà l'intero contenuto al sicuro. E posso garantirvi che al massimo della sua capienza di peso da sostenere ce ne sarà molto, quindi rendetevi conto della potenza dei magneti. Inoltre sarà la scelta ideale se si vorrà affrontare il formato cube di Magic. Anche qui il materiale di costruzione sarà Nexofiber per il rivestimento e microfibra all'interno. A seconda dei vari gusti potrete optare per altre due varianti di colore, rosso o blu, oltre ovviamente al mix nero-arancione che caratterizzerà la linea Exclusive. Ho utilizzato il Liar relativamente poco, devo ammetterlo, sono solo un paio di mesi scarsi che lo sto testando, ma in questo breve periodo devo dire che ha risposto in modo eccellente ad ogni stress al quale l'ho sottoposto. Che altro c'è da dire se non che prodotto magnifico,
Per me rappresenta la soluzione definitiva per ogni giocatore che vuole portare con sé tutto il necessario senza occupare troppo spazio. Se deciderete di ottenere questo articolo, non vi pentirete di certo dell'acquisto fatto. Conclusioni. Il Lair 400 Plus è venduto ad un prezzo indicativo di 50 euro. La sua capacità massima vedrà un numero di 400 carte con bustina doppia o 540 carte con bustina singola. Una volta tolta la copertura, che potrà essere agganciata alla parte inferiore dell'articolo, il prodotto avrà al suo interno anche due spazi dedicati al contenimento di blocco notes per segnare punti, pad elettronici e carte di formato oversize o top loader, e uno spazio dedicato ai token che potrà svolgere anche il compito di tiradadi, ulteriore zona per contenere un deck di circa 40 carte o per accogliere i vostri top loader da mostrare in bella vista. Anche in questo caso, la costruzione in materiali di qualità brevettato dalla GameGenic stessa vedrà il Nexo Fiber all'esterno e la microfibra all'interno. Agendo sul lato del portasegnalini, si potrà tirar giù una parete dell'AIR che mostrerà due cassetti nascosti che potranno contenere ulteriori 40 carte con bustina doppia o 50 carte con bustina singola aggiuntive ciascuna, con innovative alette magnetiche per riuscire ad estrarle con facilità e dentellatura per favorire la presa dei mazzi fino all'ultima carta. I potenti magneti integrati alla struttura manterranno la copertura ben salda per garantire una chiusura forte e stabile, mantenendo il contenuto del 400 Plus al sicuro da aperture improvvise o cadute accidentali. Sarà disponibile sul mercato in tre tonalità di colore diverse, tra le quali ci saranno anche il rosso e il blu, oltre al mix nero-arancione dedicato alla linea Exclusive. Quindi, dopo tutto quello che abbiamo visto assieme, consiglio l'acquisto di questo prodotto? Per la quarta volta rispondo con un più che sicuro sì. Qui si sta parlando di un fuoriclasse, uno di quegli articoli adatti sia a chi è veterano dei giochi di carte, sia a chi sta iniziando ora a prendere in mano i rudimenti. Una cosa posso assicurarvi, avere un Lair vuol dire aver fatto un investimento, una sola volta, che vi porterete per la vita. Potrete trovare tutti i link dei prodotti menzionati in questo video, come sempre in descrizione, così da facilitarvi il compito nel processo di acquisto. Terminando, volevo ringraziare di cuore Fantasia Store e la Z Car Trading per aver messo a disposizione alcuni degli articoli trattati. Volevo inoltre ricordare, ancora una volta, che tutti i deck box hanno attraversato una fase di test prima di essere stati presi in considerazione, e tra i diversi candidati, questi quattro sono risultati i migliori in termini di resa. E voi, quale accessorio preferite? Ne avete uno che ha occupato un posto preferito nel vostro zaino? Fatemelo come sempre sapere nei commenti, così da poter allargare ulteriormente gli orizzonti e scoprire ulteriori perle che torneranno qui, sul canale, in una prossima recensione. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.